il virus continua a correre velocemente nel mondo, con quasi 7 milioni di contagi e oltre 400.000 morti. In isolamento forzato, il coronavirus colpisce ogni angolo del mondo, come spiega l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In tutta la Lombardia preoccupa l'avanzata del contagio, con il sistema sanitario prossimo al collasso. Servono medici e rianimazioni, l'appello costante che arriva dalla regione. La priorità è l'attivazione di ospedali d'emergenza, come quello al quale si lavora. L'Italia è zona rossa nella sua totalità, senza alcuna distinzione geografica. Il virus continua a correre velocemente nel mondo, con quasi 7 milioni di contagi e oltre 400.000 morti. In Italia è forzato, il coronavirus colpisce ogni angolo del mondo, come spiega tutta la Lombardia preoccupa l'avanzata del contagio, con il sistema sanitario prossimo al collasso. Servono medici e rianimazioni, l'appello costante che arriva dalla regione. La priorità è l'attivazione di ospedali d'emergenza, come quello al quale si lavora. L'Italia è zona rossa nella sua totalità, senza alcuna distinzione geografica. Il virus continua a correre velocemente nel mondo, con quasi 7 milioni di contagi e oltre 400.000 morti. In Italia è forzato, il coronavirus colpisce ogni angolo del mondo, che spiega la Lombardia preoccupa